Buon pomeriggio. Siamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale del 30 maggio 2016. Procediamo con l'elenco allo scopo di validare la seduta. Ha bruscato Lorenza. Assente. Giustifico l'assenza per motivi espressamente personali, è fuori sede oltre domani, quindi non è potuto essere presente ai lavori. Dottore D'Amico ha giustificato per motivi personali l'assenza del consigliere Abruscato. Amoroso Anna presente, Campagna Angela presente, Ciocchetti Paolo presente, Corso Antonino presente, D'Amico Pietro presente, Fioragni Niles presente, Gatto Antonio assente, Longo Michele presente, Merlino Claudio assente, Micicè Carmelo assente, Minasola Lelio presente, Raimondi Gianluca assente, Sacco Carmelo assente, Salemi Luca Antonio presente, Sinatra Manuela presente, Sunseri Domenico assente, Travella Vincenzo presente, Urbano Antonio presente, Virzì Noemi assente. Il consigliere Corso giustifica l'assenza del consigliere Virzì Noemi per motivi personali. Sacco per motivi familiari. Sacco per motivi familiari. Anche il consigliere Longo giustifica l'assenza del consigliere Sacco per motivi personali. Il segretario mi ricorda che le giustificazioni dovrebbero pervenire in forma scritta e quindi queste hanno poco valore ufficiale e non per motivi personali, ma dovrebbe essere motivato l'assenza. La seduta è valida, quindi procediamo con la designazione degli scrutatori per la maggioranza il consigliere D'Amico e il consigliere Amoroso, per la minoranza il consigliere Sinatra. Diamo inizio alla fase delle comunicazioni. Tre piccoli incisi, solo un secondo consigliere mi permetta. Tre piccoli incisi che faccio io ma che hanno carattere generale e intanto registro l'arrivo in consiglio del consigliere Merlino. Il primo momento volevo che fosse dedicato ad un abbraccio e ad una partecipazione sentita, ad un immenso dolore, ad un immenso lutto che ha colpito la famiglia del nostro caro amico e collega Domenico Camarda, un lutto innaturale veramente di proporzioni incredibili, per cui volevamo che ti arrivasse il nostro abbraccio, Domenico. Volevo solo ricordare che il 2 giugno è la festa della Repubblica e è stato organizzato un momento sobrio in Sala Pitta che vedrà la lettura alle 9:30. Del discorso del Presidente della Repubblica, a seguire una deposizione di una corona d'alloro presso il monumento alla Masa. Terzo impegno assunto con i ragazzi del servizio civile, che ho avuto modo di incontrare qualche giorno fa, che stanno iniziando un incarico, un'opera di sensibilizzazione che riguarderà informazioni finalizzate alla conoscenza della raccolta differenziata, mi hanno chiesto di essere portavoce per loro del fatto che in questa opera di promozione di sensibilizzazione, che sarà svolta porta a porta, gradirebbero molto la condivisione dei consiglieri comunali, quindi mi sono impegnata a comunicarvi quanto dai ragazzi richiesto. Adesso do la parola al consigliere Salemi che ha chiesto di averla. Grazie Presidente. Aspetta? No. Ah, ok. Sì, grazie, era solamente per un'informazione che volevo chiedere
presa anche il segretario generale, e visto che il giorno 5 di maggio abbiamo inviato una certificata come gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle che riguarda una proposta di delibera per la fuoriuscita da Inera Sviluppo, dal consorzio di Inera Sviluppo, e stante che anche in questa seduta di consiglio si discuterà di un'approvazione di una dell'entrata in GAL, volevo comprendere che tempi c'erano per la discussione in consiglio comunale della proposta del movimento e perché non è stata effettuata in maniera contestuale in questa seduta del 30 di maggio, visto che abbiamo presentato questa proposta di delibera 5. Grazie. Per quanto riguarda ovviamente le competenze della Presidenza, nella stessa data la proposta di delibera è stata consegnata alla Segreteria Generale perché compisse l'iter istruttorio. Soltanto alla fine dell'iter istruttorio ritorna in Presidenza e acquisisce i caratteri per essere ovviamente oggetto di ordine del giorno del Consiglio Comunale. Presidente, ha dimenticato di dire io prontamente l'avevo trasmesso all'ufficio competente che è il quarto settore e per conoscenza alla Presidenza affinché venisse istruita e completato l'iter con la pubblicazione sul nostro sito web. Poi non so adesso se è già pronta o meno, ma io diciamo che quasi 2, 3, 4 giorni dopo ho mandato agli uffici perché venisse inserita e credo che il dottore Cinega, se non la inserisce, sarà di qua a breve. Presente. Perché evidentemente non è arrivata. No, confermo, non è arrivata mai in Presidenza, non ha completato l'iter istruttorio, l'acquisizione dei pareri, per cui ovviamente non è stato possibile prevederne l'inserimento, almeno in questo consiglio. Sì, grazie. No, è perché, visto che gli argomenti sono attigui, presumibilmente anche a quello odierno, sarebbe stato utile per avere un quadro diciamo omogeneo della situazione delle partecipate al Comune del Vivere, parlarne anche oggi, solo per quello, che rischio c'è questa scadenza oggi per entrare nel GAL e ne parleremo dopo, perché è un argomento che dovrebbe essere trattato dopo, però sarebbe stato a nostro parere opportuno guardarlo in modo omogeneo, solo per questo. Grazie. L'unica cosa che riguarda dal primo, l'unica cosa che bisogna precisare è che con ogni caso anche l'eventuale fuoriuscita decorrerà dal 1 gennaio del 2017. Sì. Ecco perché magari non c'è stata, solo che deve intervenire almeno i paesi mesi prima. Quindi entro il mese di giugno la dobbiamo esitare assolutamente. Resta ovviamente aperta la fase delle comunicazioni. All'interno della fase delle comunicazioni è prevista l'interrogazione presentata dal consigliere Tarabella. Solo un attimo, lo stavo solo descrivendo. Una interrogazione sulla pulizia dei turbini di via Vittorio Medaro che è presentata appunto dal consigliere Tarabella. Chiede di intervenire il consigliere Sinatra. Grazie Presidente, buonasera colleghi, buonasera assessori. Sarò brevissima, premesso che è una richiesta ufficiale che faccio a lei Presidente, nel senso che premesso che in questo momento io non sono capogruppo del Movimento 5 Stelle, perché come notorio noi ci alterniamo nella carica, però come dire, più volte è capitato che venissi a sostituire nelle conferenze di capogruppo il consigliere Sereni, che però ricopre questo ruolo, e sistematicamente o non c'è mai il numero legale all'interno della conferenza dei capigruppo, o addirittura l'ultima volta che ho cercato di sostituire il consigliere Sereni, perché presumo che ognuno di noi abbia delle priorità e quindi si cerca di ritrovare all'interno della propria giornata lo spazio adeguato anche per un momento di confronto come la conferenza dei capigruppo, la conferenza viene annullata nel momento stesso in cui io sono arrivata all'interno del suo ufficio di Presidenza, non era presente nessuno. Mi chiedo, siccome è una cosa che ormai si verifica puntualmente e la sto constatando soprattutto negli ultimi mesi, poteva capitare anche prima, ma ormai mi rendo conto che sistematicamente le conferenze dei capigruppo
non si fanno più. Volevo capire da lei se è qualcosa di voluto, cioè di volontario da parte, perché ovviamente io rappresento un gruppo di minoranza e rappresento soltanto due persone, quindi è abbastanza influente la mia presenza per fare il numero legale. Volevo capire se c'è realmente un momento di crisi da parte anche, non lo so, della maggioranza, se qualcuno dei consiglieri mi vuole anche rispondere, cioè se è volontario questo momento di vuoto all'interno della conferenza di maggioranza, oppure è soltanto un di capogruppo o soltanto una coincidenza che si perpetua sistematicamente. Grazie. Io non so ovviamente se i consiglieri vogliono rispondere, per quello che mi compete ovviamente la conferenza di capigruppo è lo strumento che mi permette di rendere partecipi le commissioni super partes e tutti i consiglieri in quelli che sono i programmi del consiglio comunale. Posso solo prendere atto che alle due ultime conferenze del gruppo, in data 13 e in data 25, in effetti non è stato possibile attivare la conferenza per mancanza assoluta di numero legale. Il mio invito affettuoso è quello di vedere nella conferenza del gruppo uno strumento di confronto e che dà a me soprattutto la possibilità di avere il nostro sostegno nella preparazione dei lavori finalizzati al Consiglio Comunale. Quindi il mio invito viene ribadito, se poi appunto i consiglieri vogliono aggiungere qualcosa ne sarei ben lieta. Il consigliere Amoroso. Salve a tutti, buongiorno. No, soltanto per dire che probabilmente ognuno di noi ha preso l'impegno da consiglieri, cerchiamo di delegare, cerchiamo sicuramente di fare del nostro meglio per essere sempre presenti come oggi qui e come tanti altri giorni, però molto spesso si è anche notata l'assenza dei consiglieri in consiglio comunale. Per esempio vorrei chiedere come mai negli ultimi due consigli comunali dove c'erano da approvare cose importanti sono stati assenti. Ci sono altri interventi perché ovviamente questo dialogo a microfoni chiusi ovviamente non è proficuo alla registrazione, quindi se non ci sono altri interventi io registro la presenza in consiglio, l'arrivo in consiglio del consigliere Gatto e do la parola al consigliere Taravello perché ovviamente è presenti. Niente. Ha chiesto di intervenire il consigliere Salemi. Io credo che l'intervento della collega Sinatra era assolutamente costruttivo per cercare di comprendere le ragioni di un vuoto, era solo per quello, non c'era nulla di polemico, era tanto per capire, ricominciamo a lavorare insieme, rincontriamoci e per capire se c'erano delle problematiche di orario, capito, cioè, volevamo solamente capire perché c'erano, non c'era nulla di polemico, grazie. Va bene, grazie. Ripeto, siccome è uno strumento che fa capo alla Presidenza, sarà mia cura cercare ovviamente di ottimizzare magari l'organizzazione, sentendo un po' le vostre disponibilità, i vostri orari, in modo che diventi lo strumento che inizialmente ci ha dato la possibilità veramente di addentrarci in molte problematiche. Quindi c'è sempre un modo e un motivo per rivedere anche un po' la gestione di tutto. Gli obiettivi sono ovviamente importanti e quindi ci chiamano ad essere partecipi. E se non ci sono, ripeto, altri interventi, io ridò, penso senza interruzioni, la parola al consigliere Taravella perché esponga i contenuti della sua interrogazione. Grazie. Presidente, deve spegnere. Si sente? Grazie Presidente, buona serata a tutti i consiglieri e a tutti gli intervenuti. L'interrogazione è molto semplice,
e scaturisce dal confronto con alcuni commercianti della via Vittorio Emanuele e soprattutto da una constatazione personale che i tombini a valle della strada, quindi nella parte finale, sono totalmente otturati, creando non pochi problemi quando naturalmente comincerà ad arrivare la stagione delle piogge, perché lì si creerà un fiume determinato dal fatto che l'acqua si raccoglie da tutta la lunghezza di via del Corso Vittorio e naturalmente poi a valle si creano notevoli difficoltà sia per quanto riguarda un problema diciamo igienico-sanitario, ma anche per la sicurezza dei nostri concittadini. E siccome insomma ultimamente ci ritroviamo a pagare sempre cittadini che si fanno male camminando nelle nostre strade, questo sarebbe da un punto di vista della prevenzione una cosa buona e giusta da valutare. E tra l'altro sembrerebbe un'interrogazione fuori tempo, nel senso che oggi ci apprestiamo al bel tempo, per cui teoricamente sembrerebbe, come dire, che il consigliere Tarabella stia scendendo da Marte, ma invece, caro consigliere assessore alla viabilità Nina Sola, è un confronto che lei so che accetta ben volentieri, che ci permette di intervenire in questo periodo che è molto più semplice pulire i tombini, affinché poi all'arrivo delle prime piogge noi abbiamo i tombini ben liberi, l'acqua riesce a defluire senza nessun problema, non crea situazioni pericolose per i nostri concittadini e poi, visto che lei tiene molto e non è polemica al decoro e alla vivibilità della nostra città, il salotto commerciale della nostra città dovrebbe avere qualche attenzione in più. È una segnalazione, così la prenda, non c'è nessuna vena polemica in quello che io sto dicendo, ma se si riuscisse ad attivare una squadra per la pulizia di questi tombini, perché guardi, se lei fa un giro e sicuramente ci sarà magari stato, non avrà attenzionato, ma 3-4 tombini della parte finale sono totalmente intasati. Questo crea esalazioni maleodoranti, ed è ovvio, crea fuoriuscita anche di tutta una serie di insetti che naturalmente non sono, belli a vedere. E quindi poi tra l'altro le posso anche segnalare, perché ho parlato con un commerciante che ha proprio il tombino che era totalmente intasato quasi di fronte all'ingresso del suo esercizio commerciale, lo ha fatto pulire a proprie spese perché era una situazione che non poteva più naturalmente protrarsi. È un'esigenza, non voglio sottolineare ulteriormente, lei sono sicuro che lo comprende e che si attiverà affinché 2-3 ore qualcuno possa dedicarsi a questa pulizia e oggi noi diamo un segno di interesse per quella zona che soprattutto è insomma il cuore dell'attività commerciale, Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto. Non sarò io a specificare che il cuore commerciale della nostra città, per cui è una segnalazione che al sottoscritto è stata fatta dai commercianti, che io giro all'amministrazione che ha naturalmente il potere e la capacità di predisporre un intervento. I commercianti e i concittadini sono fiduciosi che la sua sensibilità
possa attivare al più presto la pulizia di questi tombini, magari fare una verifica, perché sicuramente, guardi, sino all'altezza dell'incrocio, del secondo incrocio, quindi per capirci, sino all'altezza della Benetton, lì ci sono tombini in condizioni diciamo abbastanza critiche. Gli ultimi 3-4 della parte della zona a valle sono totalmente intasati, cioè l'acqua non viene raccolta completamente, sono pieni zeppi di materiale che naturalmente che è fanghiglia, che è tutto quello che possiamo naturalmente. Questo era quanto. Si chiede di rispondere l'assessore Di Casola. Grazie consigliere Taravella. Lei mi offre l'opportunità di fare alcuni chiarimenti in merito a questa pulizia dei tombini. Lei sa che il servizio idrico, quindi anche i tombini, erano stati affidati ad una società che poi ha dovuto cedere le redini della situazione. Lei, il Comune di Termini Imerese, ha preso da pochi mesi di nuovamente la gestione delle acque, comprese le fognature. E diciamo che il terzo settore, che è quello competente per quanto riguarda la manutenzione delle caditoie, come gli altri settori probabilmente, con risorse economiche assai esigue, e che quindi le possiamo tranquillamente ammettere che da un paio di anni che non si fanno questi lavori, e che nelle more di urgenze che sono sopravvenute, come la caditoia di via Armando Diaz, in alto e in basso tutta la via Armando Diaz, è stato il settore servizio idrico integrato, che fa capo l'ingegnere Filippone con il geometra Neglia come responsabile, che ha provveduto a effettuare tali interventi. Io non sono d'accordo con lei, però, consigliere Taravella, amichevolmente, non sono d'accordo quando dice che il salotto buono è via Vittorio Emanuele. Io non rinnego, o non nego, che questo sia una dei fiori all'occhiello delle vie cittadine, ma per quanto mi riguarda, nel ruolo che assumo come assessore alla vivibilità, tutte le zone di Termini, comprese anzi per prime le periferie, abbisognano di urgenti interventi per eliminare queste discrepanze. Quindi vero è che Corso Vittorio Emanuele è una strada dal traffico pedonale, grazie anche all'intervento della giunta di questa amministrazione che ha dovuto chiudere l'ultimo tratto di Piazza del Carmelo, dicevo è a traffico pedonale, però è vero che ci sono tante altre realtà, tante altre cittadine, Piazza Duomo, oppure Mazziere, oppure la zona di via di Novo, che necessitano di altrettante cure e manutenzioni per evitare che nel periodo invernale le piogge copiose che ricadono sul Termini Imerese riescano non più a invadere i candidati ai garage, come è accaduto nel corso degli ultimi mesi. Quindi l'impegno che assume l'assessore, che assume la giunta, è quello di fare una ricognizione veloce per vedere quali sono le priorità, che sono tante, che sono probabilmente tutte allo stesso livello, e non appena ci sono le risorse necessarie, che ci auguriamo che possano pervenire da un momento all'altro, o quantomeno se ci sono necessità urgenti, anche così come abbiamo fatto per la via Armando Diaz, predisponiamo l'intervento per fare, a cominciare dalla sua segnalazione, che rimane ed è sempre puntuale ed attenta, senza vera polemica. Io non ho colto nessuna vera polemica, anzi la ringrazio per la sollecitazione e per l'interrogazione. Consigliere Taravella, è stata esauriente la risposta all'interrogazione, vuole intervenire? Naturalmente è ovvio che
questa è una segnalazione che mi è stata fatta personalmente e io dico l'ho riportata in consiglio comunale. È ovvio che per me non ci sono strade di serie A e di serie B. Ritengo che una strada commerciale che viene visitata anche e soprattutto e non solo da utenza non di Termini Imerese, presentare una via commerciale che ha un minimo come dire, di sistemazione sarebbe opportuno. Poi ovvio che io capisco che qua siamo sempre a fare il matrimonio con i fichi secchi, però Dio mio, a un certo punto dobbiamo un minimo organizzare questa macchina amministrativa, assessore, perché se no lei ogni volta che noi portiamo non solo il consigliere Taravella ma tutti, perché tutti abbiamo, riceviamo segnalazioni qui in consiglio comunale, una problematica, la risposta è sempre quella: quando abbiamo i fondi, quando li reperiamo, quando ci sono. Io lo capisco, però ripeto, la verifica, la pulizia di 3-4 tombini ci vuole un'ora di lavoro di due operai. Non mi pare che dobbiamo accendere un mutuo per poter eseguire un intervento di questo tipo. Poi è ovvio, la verifica va fatta su tutte quelle zone che sono a rischio allagamento, perché ce ne sono, lei le saprà meglio di me, e quindi bisogna cominciare a pensare ora, a cominciare a organizzare gli interventi affinché noi diamo un minimo anche di parvenza di attività ai nostri concittadini, per cui anche la semplice pulizia del tombino oggi come oggi per il cittadino diventa una capacità di amministrativa dell'ente che è fantastica, perché di questo vive pure la gente, della lampadina che funziona, del fosso che viene sistemato, del marciapiede che viene pulito. Guardi, non chiedono altro, perché ormai siamo coscienti e tutti i nostri concittadini sono coscienti che non si può chiedere altro, ma queste piccole cose, ma anche per voi stessi, guardi, è un consiglio, non vuole essere, cercate quantomeno di farlo. Se la gente dice vabbè, ma stanno facendo quello che è possibile con le risorse esigue, oggi chiedono questo. Quindi se lei con il terzo settore una mattina si siede e vede come poter organizzare i punti e diciamo bonificare, organizzare i punti più critici della città, mi pare che sarebbe cosa buona e giusta. Grazie, registro l'arrivo in consiglio comunale del consigliere Raimondi. E la fase delle comunicazioni resta aperta, anche se volevo per correttezza dirvi che l'interrogazione presentata dal consigliere Taravella era già al secondo punto previsto oggi all'ordine del giorno, per cui se non ci sono comunicazioni ulteriori passiamo al terzo punto previsto all'ordine del giorno del consiglio, che è approvazione verbali sedute precedenti. Approvazione verbali delle precedenti sedute consigliari del 24 al 26 febbraio, 17 marzo, 14, 29 e 30 aprile 2016. È stato espresso parere tecnico dovuto favorevole da parte del dottore Carandriello, quindi possiamo procedere alla votazione sulla delibera di approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Consiglieri favorevoli? Approvazione verbali, consiglieri favorevoli? Consiglieri non favorevoli? Consiglieri astenuti? Il consigliere Gatto e il consigliere Merlino. Il consiglio approva. Diamo lettura del quarto punto all'ordine del giorno: adesione del Comune di Termini Imerese alla compagine sociale Gruppo di Azione Locale ISC Madonie. ISC sta per Identità di Sviluppo del Comprensorio Madonite.
Con questo atto l'organo consiliare è chiamato a riconoscere che la partecipazione all'associazione costituisce svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, con particolare riferimento al programma di sviluppo rurale 2014-2020 e segnatamente alla misura 19 sostegno allo sviluppo locale leader SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo. Con delibera del Consiglio di Amministrazione il 7 aprile 2016, il GAL ISC Madonia ha avviato la fase per l'elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, ai sensi della suddetta misura 19 del TSR Sicilia 2014-2020. Questo ente, con nota protocollo 15413 del 7 aprile 2016, ha inoltrato istanza di adesione alla compagine sociale GAL ISC Madonia. In promemoria, GAL ISC Madonia, firma del presidente Bartolovienna, inoltrata al sindaco, in data 17 maggio 2016, ha ribadito la necessità del passaggio in consiglio della delibera di adesione entro e non oltre il 31 maggio 2016. Illustra la delibera, credo, l'assessore Ingrassia. Adesione del comune di Beppo Minarese alla compagina sociale di azione sociale di il regolamento numero 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la Comunità europea ha definito un quadro giuridico unico del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAS, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. E lo stesso regolamento evidenzia le misure concernenti allo sviluppo dell'economia rurale devono essere attuate preferenza attraverso strategie di sviluppo locale mediante la costruzione di sistemi locali di tipo particolare. La Regione siciliana ha redatto il programma di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020 e il TSR 2014-2020 a partire del regolamento UE numero 1305-2013, 1303-2013, 807-2014, 808-2014. Modifiche e integrazioni nella formulazione approvata dalla Commissione europea con decisione di istituzione della Commissione norme 5-3-15, numero 8403 del 24-11-2015, è adottato dalla Giunta regionale con la delibera 18 del 26. Dato atto della partecipazione degli enti pubblici ai gruppi azione locale in grado di conforma alle vittime societarie presenti in carattere di partecipazione di una società oggetto sviluppo di produzione di beni e servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non attendibili dal mercato e estremamente necessari per il perseguimento. Chiedo scusa. Assessore Ingrassia, un po' le chiedo di aumentare la voce perché credo che non riesca ad arrivare bene. Nelle proprie finalità istituzionali, di cui all'articolo 3 della legge 24 del 2007, numero 244, dato altresì atto che la partecipazione al GAL oltre 2.000 in Europa e circa 200 in Italia, così inserite nelle forme giuridiche previste dai diversi ordinamenti giuridici e dagli stessi membri UE e EU, e prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti del diritto prevalgono rispetto alle norme nazionali. Considerato che il programma di sviluppo rurale 2014-2020 ed in particolare la misura 19, sostegno lo sviluppo locale,
alle leader SLPB il servizio locale di tipo partecipativo prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito dai gruppi di azione locale fermi con popolazione compresa tra i 60.000 e i 150.000 abitanti composte da un parco e impianto pubblico privato dotate di una struttura tecnica di conti costituito di forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica del basso nostro territorio. L'OSLTP deve essere concentrato sui territori classificati CD caratterizzati da un rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, di carenza di servizi e di fragilità del sistema produttivo e deve essere attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali. La versione 19 del PSR Sicilia 2014-2020 prevede promuovere l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale integrato e bottom-up, che prevede coinvolte come elementi catalizzatori in parte, scusate perché ho gli occhiali che non riesco a vedere, locale pubblico. Dato atto, tanto che la predetta misura si articola nelle seguenti sottomisure. 19.1 supporto per la preparazione della strategia di sviluppo locale. 19.2 attuazione del piano di sviluppo locale e sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 19.3 preparazione di progetti di cooperazione a un interterritoriale, interregionale e transnazionale. 19.4 funzionamento e interazione di gruppi di azione locale, sostegno per i costi di gestione e animazione. Atteso che con delibera del CDA del 7/4/2016, il GAL ESG in Madonia ha avviato la fase per l'elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale tipo partecipativo ai sensi della misura ora 19 del PSR Sicilia 2014-2020. Ivi concluso il processo di conferma del partenariato atto pubblico privato già costituito per l'attuazione dell'asse 4 del precedente PSR per Sicilia 2007-2013. L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 con IDG numero 2906 del 18/4/2016 ha approvato le disposizioni attuative, parte specifica sotto misura 19.1, sostegno preparatorio nell'ambito del programma rurale fare della Sicilia 2014-2020, rivolte ai campi esistenti e eventuali nuove partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi. Fase 1, verifica preliminare dei criteri assimilati di Gallo e di partenariati sulla base anche di quanto previsto dalla sottomisura 19.1. Fase 2, valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale sulla base dei criteri di selezione indicati nella misura, nella sottomisura 19.1. E stabilita per il bando per le sottomisure 19.1 la data del 10 giugno 2016, quale termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione della documentazione di cui all'articolo 4 del bando, volta alla verifica preliminare dei criteri di ammissibilità del GAL e dei partenariati attraverso la definizione dei territori e delle compagine e degli schemi di strategia. Ai sensi del bando dell'argomento e per le successive fasi di produzione e di attuazione dei balci di enti pubblici e privati aderenti al partenariato, noto Carles
TSG Madonia devono produrre un organismo, si dà atto di conferma di adesione del ballo Madonia e del ciclo di programmazione 2014-2015. Questo ente con nota di conta 15.413 del 74-2016 ha adottato istanza di adesione alla compagine sociale grande TSG Madonia. Il Consiglio di Amministrazione del CAL ISC Madonì, in data 7 aprile 2016, ha deliberato di accogliere l'istanza di adesione nel Comune di Termini Imerese nella compagine sociale del CAL ISC Madonì. Il CAL ISC Madonì, coerentemente dentro alla preoccupazione non strategica territoriale, potrà partecipare e candidarsi ad attuare attivare o gestire programmi promossi dall'Unione Europea e dalla normativa in materia di compensazione. Questo ente ha già fatto parte del partenariato ad Overgale ISC Madonia candidandosi con esito positivo agli aiuti di mobilità dall'asse 4 contro l'Italia nell'ambito del PSR 2007-2013 con il PIL essere Madonia in rete per lo sviluppo del territorio. La mancata partecipazione di questo ente al dirigente piano di azione locale determinerebbe l'esclusione del territorio comunale e delle imprese che in esso insistono dei benefici contributivi posti in essere dal Gallo di ISC Madonia mediante il regime di aiuto ed azione di regia diretta volte alla compressione promozione del presentato nel ripreglio comporta il seguente impegno di spesa euro 2582 come quale quota di adesione euro 031 per popolazione residente all'111 dell'anno civile di competenza come quota successiva è intenzione di questo è in cui il territorio è elegibile e risponde le requisiti previste dal PSR Sicilia 2014-20, misura 19, partecipare attraverso l'approccio leader allo strumento CAL allo sviluppo locale del proprio territorio di quello complessivo dell'area di riferimento. La strategia del PSR Sicilia permette di realizzare intervento del tipo CNLT, ovvero interventi inseriti nel quale e attuati con fondi diversi che avrebbe creato. Tutto quanto sopra premesso, considerato atteso, propongo l'adesione del Comune di Termini Imerese alla compagine sociale denominata il gruppo di azione locale ISG Madonia e l'approvazione dell'allegato statuto attualmente in vigore con particolare riferimento alla parte afferente alle obbligazioni sociali e alla deliberazione degli organi sociali. L'adesione del partenariato fatto proponente al nuovo piano di azione locale del ciclo di programmazione 2014-20 del PSR del Sicilia. L'autorizzazione o atto di azioni utili e necessarie alla definizione della fase di selezione della strategia di sviluppo locale per la partecipazione del CAL ISC Madonia sul partenariato attuale ISR Sicilia 2014-20 e per la redazione del nuovo piano di azione locale incluso negli interventi del tipo CLLT in esso previste per i quali questo è manifesta la disponibilità di adesione. Dare mandato al sindaco sul delicato di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato quando vanno mandato altresì di copiare atto proprio di giuridico necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione di tutte le attività di selezione di capo, regolazione e attuazione del PAN CLL e di tutte le misure in esso previste, ivi incluse le azioni di cooperazione territoriale e transnazionale. Di dare atto che questo ente aderisce con proprio territorio al solo partenariato del CAL ISC Madonia e ad un'unica strategia di sviluppo. Di dare atto che l'organo consiliare riconosce che la partecipazione all'azione
ogni costituisce il svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, con particolare riferimento alla partecipazione del personale al magistrato rurale 2014-2020, segnatamente nella misura 19, sostegno allo sviluppo locale, leader SRP, sviluppo locale. L'assessore Ingrassia ha dato lettura della delibera. La delibera è corredata di parere. Presidente, la parte più importante. Di dare atto che la spesa. Di cui 37 atto pari ad euro 10.757,29, di cui 2.582,8 come quota di ingresso. Nessuna tanto ed euro 8.175,01 di euro 031 nuova per il numero degli abitanti tratti dal MRSE 26.379 disponibili sul bilancio 2016 della missione 14, programma 1, numero capitolo 466,80 con successivo provvedimento intelligente 4 settori. Si procederà al necessario impegno di spesa per la quota di adesione con una data della quota successiva annuale. Trasmettere copia della presente deliberazione organo al controllo della Corte dei Conti per la Sicilia. Dichiarare la separata votazione rimediata ad esecutiva in senso normativo. I pareri di regolarità tecnica, Assessore, scusi. Se mi permetto di interromperla, perché qui non arriva un buon audio, per cui non mi accorgo dei momenti che lei sta leggendo, però sono pronta io a leggere i pareri. Per cui l'assessore ha dato lettura appunto della delibera, e mi scuso per averla interrotta, ma qui veramente si sente molto poco. La delibera è corredata di parere di regolarità tecnica e contabile contrario, espresso dal dirigente del settore finanziario, il dottore Scineca, che ha dato un'ampia descrizione del suo parere contrario, di parere del Collegio dei Revisori non dovuto, sulla scorta del parere espresso dal dirigente del settore. C'è anche una raccomandazione del Collegio dei Revisori, che se volete, di cui se volete diamo lettura. Il parere della prima commissione è quello di chiedere maggiori chiarimenti, la decisione di chiedere maggiori chiarimenti, in quanto i pareri tecnico-contabili sono contrari e il Collegio dei Revisori non si è espresso, mentre la seconda commissione non si è espressa perché riunitasi in data odierna non ha raggiunto il numero legale per l'attivazione della commissione stessa. Può leggere le raccomandazioni del Collegio dei Revisori cortesemente? Sì. Ovviamente credo che ci sia la disponibilità del dottore Scimeca a qualsiasi delucidazione sull'articolato parere che lui ha espresso. Il Collegio dei Revisori esprime parere non dovuto e raccomanda al contempo che il competente organo, giunta municipale o sindaco, valino attraverso il rilascio dei pareri tecnico e contabile l'assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla compagine sociale gruppo di azione locale ISC Madonia, nonché l'indispensabilità dell'adesione, trovandosi attualmente questo ente in gestione provvisoria. La discussione è aperta, chiede di intervenire il consigliere Salemi, a seguire il consigliere Longo. Grazie Presidente. Volevo rilevare una lettura formale agli allegati che sono stati trasmessi il 24 di maggio. Manca lo statuto, quindi credo che la proposta di delibera debba chiaramente essere ritirata con un problema di natura formale. Grazie. Non è mai stato agli atti lo statuto, quindi Presidente, mi perdoni, per richiamare. Posso? Prego, io. Ok,
però leggo testualmente perché l'ho già letto il vice sindaco. Propone al secondo punto l'approvazione dell'allegato statuto. Non c'è. Lo statuto del Gallo, perché se no che votiamo? Sì, sì, sì. È giusto, non è vero. Mi considera non ci aspetto. No, pensavo fosse una. Era distratto. Ma sempre. Come? Ma è distrazione. Deve essere sempre tanta. Perché qua, qua l'opposizione è frizzante, non è pervecente. È pervecente. E allora il dirigente, il dottor Scimacca, sta provvedendo a recuperare lo statuto e chiede di intervenire. Scusi, consigliere Moroso, ma ha chiesto di intervenire il consigliere Longo prima. Presidente, ma io me lo devo studiare. Io la terza media, me lo devo studiare lo statuto. Non è... Scusi, consigliere Taravella, ho già detto che il dirigente sta provvedendo a recuperare lo statuto. Sì, ma io me lo devo studiare, ho la terza media, ho forse la terza elementare. Siamo in fase di discussione aperta. Quindi siamo in fase di discussione aperta. Senti, ma non è chiesto, non chiesto. Discussione ci credo, chiedo gentilmente 5 minuti di orologio di sospensione. Grazie. C'è un orologio di 5 minuti. E allora, io credo di poter mettere ai voti la richiesta del consigliere Longo. Presidente, però, posso interloquire sulla richiesta di rinvio, di sospensione 5 minuti del consigliere Longo? Non risolviamo niente, Longo, almeno 24 ore. Perché abbiamo altre cose da parlare. Posso? Io le concedo di intervenire, però mettiamo subito dopo i voti la richiesta del consigliere Longo. Grazie Presidente. Io ho cercato di prestare attenzione all'intervento del vice sindaco, prefetto Renato Odierna, che io ringrazio perché nonostante non essere lenti, credo di aver capito, a sua ingrazia, si è sforzato di leggere con dovizia di particolare e con particolare attenzione la delibera stessa. Però a me, ancora prima di esitare questa richiesta del consigliere Longo, mi interesserebbe sapere da parte dell'amministrazione comunale, che oggi è rappresentata dagli assessori Cecchetti, Ingrassia e Minasola, a me interesserebbe sapere quali sono i benefici che il sindaco inserisce nella sua nota, nella nota protocollo allegata alla richiesta di adesione al GAL, dove sta scritto questo: atteso che la scrivente amministrazione ha nei confronti della promozione e valorizzazione delle attività imprenditoriali a vario titolo connesse con lo sviluppo rurale, ha interesse appunto all'adesione al GAL, mi interessa sapere quali sono, in che cosa consistono queste promozioni, in che cosa, come intende promuovere e valorizzare l'attività imprenditoriale attraverso l'adesione al GAL. Presidente, credo che sia preliminare ogni tipo di valutazione, ancora prima dello statuto. Se noi, io consigliere comunale, intanto non ho lo statuto e manco posso leggere a che cosa cerco di aderire, e poi manco so che interesse ha l'amministrazione comunale a inserirsi nel GAL, io dico di che cosa stiamo parlando, mi chiedo a lei che rappresenta tutti noi, ma di che cosa stiamo parlando? È come di pensare di sbarcare sulla Luna quando ancora manco sappiamo che cosa c'è sulla Luna o... non sappiamo completamente di cosa stiamo discutendo. Mi interessa sapere, mi interessa l'amministrazione comunale, allora adesso al GAL. Aderiamo al GAL per fare cosa? Consigliere Taravella, io completo ovviamente il giro di raccolta di interventi, però abbiamo lasciato sospeso una richiesta, quindi la discussione resta aperta. Quindi la discussione ho detto che raccoglievo l'intervento del consigliere Taravella, però si vota sui 5 minuti di sospensione. No, dico sulla sospensione, figuriamoci, 5 minuti. Poi la discussione viene riaperta dopo. 5 minuti, dico, noi valutiamo
dico, non è il problema della sospensione di 5 minuti. Ma non risolve il problema. Il concetto è, non risolve sicuramente il problema. Io non posso, da consigliere comunale, tranne che poi gli altri non hanno un quoziente intellettivo 10 volte superiore al mio, per cui leggono 5 minuti uno statuto che sarà almeno di una ventina di pagine, che io lo statuto del GAL, dico, lo conosco, tra l'altro conosco pure i paesi, che sono circa 22, che aderiscono al GAL, e non mi sembra che sia uno strumento che abbia rivoltato i paesi che ne hanno, che aderiscono al GAL. Però materialmente poi io vorrei capire se ci sono consiglieri che, leggendo in seduta stante lo statuto, se hanno la capacità e si sentono di votare favorevolmente o sfavorevolmente all'adesione, questo è un altro discorso. Un piccolo inciso, noi già Termini Imerese aderisce alla città a rete, sviluppo e meno, distretto turistico, e mi pare che siano tre realtà, non voglio dire fallimentari, ma poco ci manca. Tra l'altro la fortuna è che in alcune di queste, sviluppo e meno, mettiamo i soldini. Il distretto turistico ancora ce ne usciamo con un paio di mila euro, ma qui parliamo già quasi di 15.000 euro di adesione a un gruppo di azione locale che esiste già da diversi anni, e tutta questa fretta che ha l'amministrazione di portare il provvedimento l'ultimo giorno, dopo che avrebbe potuto aderire in illo tempore se avesse valutato effettivamente questo GAL una delle magnificenze amministrative per cui arriveranno dopo l'adesione migliaia e migliaia e miliardi di euro. Dico, questa è la valutazione che ognuno di noi deve fare. Poi tutto il resto è fuffa, caro Presidente. Consigliere Tarabella, ho acquisito, ripeto, il suo intervento. Mettiamo ai voti la richiesta di sospensione di 5 minuti del consigliere Longo. Consiglieri favorevoli alla sospensione? No. 10 consiglieri favorevoli, consiglieri astenuti? Nessuno. Consiglieri contrari alla sospensione? Il consigliere Sinatra, il consigliere Tarabella, il consigliere Gatto, il consigliere Saremi e il consigliere Verdino.